La controfirma è apposta a un livello sottostante a quella preesistente e sottoscrive quest'ultima. È caratterizzata da una rappresentazione ad albero delle firme stesse. In questo video ti mostrerò come apporre una controfirma con Aruba Sign e firma digitale. Prima di iniziare, collega il lettore al PC e inserisci la smart card nel lettore. In alternativa, se sei in possesso di un token USB, collegalo al PC. Avvia il software Aruba Sign, seleziona la scheda verifica, carica il documento già firmato in formato P7M cliccando su Seleziona documenti oppure trascinalo all'interno della schermata. Una volta caricato il file, assicurati di mantenere attiva la selezione cliccando sopra il documento. Poi clicca su Aggiungi controfirma. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Clicca Prosegui e firma. Al punto 1 seleziona la voce Firma con dispositivo. Al punto 2 il certificato di firma, contrassegnato da nome, cognome, viene automaticamente rilevato. Inserisci il PIN della firma digitale. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarlo in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apri la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato oppure clicca su Chiudi. Per visualizzare i dettagli del certificato e le proprietà della firma, apri il menu Mostra dettagli e clicca sui rispettivi pulsanti Mostra certificato e Mostra proprietà firma. Per controfirmare più documenti con Aruba Sign, dovrai utilizzare la stessa procedura di controfirma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.